tranquillo, che andrà tutto bene. Tu devi solo mettere in comunicazione poi le scuole e continuerai tranquillamente il lavoro che hai fatto fino ad oggi, perché niente deve andare perso. È il secondo giorno di trasferimenti al centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto e Maddalena non smette di incoraggiare i suoi ragazzi. Lei è un'insegnante della cooperativa Auxilium e probabilmente a fine mese si troverà senza lavoro. Lui si chiama Lamin Sana invece e entro qualche giorno dovrà lasciare quella che per più di un anno è stata la sua casa. Il programma del Viminale va avanti senza sosta. A febbraio scade il contratto che affida alla cooperativa la gestione del centro di accoglienza. Troppo costoso da rinnovare, secondo il ministro Salvini, quindi 107 persone rischiano di perdere il posto di lavoro e 500 migranti entro fine mese dovranno fare la valigia e lasciare la struttura. Stamattina qualcuno si è fatto trovare pronto. Il secondo pullman è partito con a bordo una settantina di richiedenti asilo. Per qualche minuto la sua marcia è stata rallentata dal muro di cittadini contrari a questa operazione. Perché qui, in questo paesino di appena 8.000 abitanti a 30 km da Roma, i migranti sono ormai parte della comunità. C'è chi va a scuola, chi gioca titolare nella squadra di calcio e chi, come Coma Lagon, è riuscito anche a firmare un contratto di lavoro. Lui, che dalla Costa d'Avorio ha poi attraversato il Mediterraneo su un barcone, adesso ci racconta di avere paura. Se loro mi mandano da altra regione, rischio a perdere questo lavoro che sto facendo. Poi dove andare lì, dove iniziare a integrarmi da nuovo, a imparare ancora un'altra vita che sarà molto difficile per me.